Cari barboni, bentornati sulle nostre pagine. Oggi parliamo del disco Blu-ray di Exodus Gods and Kings, l'edizione da collezione Blu-ray più Blu-ray 3D con ben 5 ore di contenuti speciali. Il disco ci è stato fornito in anteprima da DVDstore.it. Come sempre, l'invito è quello di acquistare una copia in DVD o Blu-ray per supportare lo store e supportare il nostro canale. L'edizione Blu-ray di Exodus è stupefacente perché abbiamo una traccia video in 2D e 3D in alta definizione, Full HD 1080p a 24 frame al secondo, con un'immagine bandata in nero sopra e sotto, quindi con l'aspetto ratio 2:40:1. La fotografia è curata dal direttore della fotografia Darius Volsky, responsabile delle bellissime immagini della trilogia dei Pirati dei Caraibi, Prometheus e il penultimo film di Ridley Scott, The Counselor, il procuratore, che tra l'altro noi avevamo video recensito e quindi vi lasciamo il link nella descrizione qui sotto. Guardate il video perché The Counselor a livello fotografico ha dei tratti in comune con Exodus. L'immagine di Exodus è stata concepita con delle cineprese Red Epic. Gode di un altissimo contrasto, un contrasto che ci fa percepire ogni minuscolo dettaglio, che sia un granello di sabbia o che sia una foglia o uno stelo d'erba. Il dettaglio sul volto degli attori è nitido. Cogliamo ogni sorta di imperfezione, capiamo quando il viso è sporco dalla sabbia oppure quando è estremamente pulito. Le texture delle armature, degli abiti sono tangibili. Il colore che è sicuramente meglio trasposto è il rosso, che ci ha lasciato di stucco durante la sequenza delle acque insanguinate, proprio perché il rosso è traslucido. E poi naturalmente abbiamo un colore oro brillante e delle tonalità terra che vanno a rendere ancora più belle le location spagnole e marocchine scelte per il film. Per quanto riguarda invece il comparto audio, abbiamo la lingua inglese in DTS HD Master 7.1 per quanto riguarda l'inglese, profondità 24 bit senza perdita di qualità, e una dignitosissima traccia italiana in DTS 5.1 lossi. Fin dal primo play capiamo che il mix sonoro di Exodus cerca di in tutti i modi di farci immedesimare nel film. È una traccia sonora che ricrea l'ambiente con un'eccezionale tridimensionalità. I diffusori posteriori riproducono il rumore del vento, oppure quando c'è una sequenza di dialogo all'interno della piramide, tra le pareti della piramide, percepiamo, sentiamo il crack delle fiamme. Quando invece la cinepresa si sposta nella casa degli ebrei e conosciamo Ben Kingsley, sentiamo delle lanterne che vengono sventolate, così come sentiamo il mormorio delle persone presenti nella stanza. Quando invece la cinepresa si sposta e inquadra delle scene notturne, sentiamo il ronzio degli insetti. E già questo ci aiuta, cioè vi fa capire che abbiamo una traccia surround che è stata sperimentata, è stata studiata minuziosamente. Quando però il film va a inquadrare delle scene di lotta, allora sentiamo ancora più dettagli, perché percepiamo lo scoccare delle frecce, le sciabolate delle spade, e praticamente la traccia sonora guadagna un altro punto in bontà. Per quanto riguarda invece i contenuti speciali, sono 5 ore e, come avevamo già visto nel Blu-ray di The Counselor, il procuratore, i documentari vengono sezionati. In questo caso sono divisi in 7 parti, piccoli documentari che vanno ad affrontare ogni aspetto della produzione, che sia la scelta del casting, che sia la direzione degli attori, che siano le scenografie oppure documentari che ci fanno scoprire, che ci fanno vedere quanto sia stato monumentale il set di Exodus.
Poi abbiamo il commento integrale del regista Ridley Scott e dello scrittore Jeffrey Kane, un 30 minuti di scene eliminate sicuramente interessanti. Tra l'altro Ridley Scott aveva dichiarato che il primo montaggio di Exodus prevedeva una durata di 4 ore. Naturalmente lui non poteva distribuire il film con quella durata e quindi ha dovuto tagliare. Ma comunque lui ha dichiarato che il montaggio funzionava, quindi non vediamo l'ora, magari l'anno prossimo, di vedere un nuovo Blu-ray edito da 20th Century Fox con l'edizione Director's Cut di Exodus dei Re. Il disco è esente da ogni tipo di difetto, la qualità 3D del disco anch'essa è eccezionale. Una cosa che è sicuramente meritevole è che il regista non cerca l'effetto 3D gratuito. Ci sono tantissime scene che potevano essere rese in 3D con l'effetto pop-out, cioè esci dallo schermo. Frecce che escono, spade che escono, o anche la divisione delle acque poteva essere resa con un effetto più tridimensionale. E invece la stereoscopia concepita da Ridley Scott mira a dare al film un look cinematografico, cioè un look che in cui il 3D aiuta ad avere una percezione migliore degli oggetti e la divisione di essi nella scena. Quindi è un 3D che non è assolutamente baraccone, al contrario è un 3D da lodare. Per certi versi ci ha ricordato la conversione stereoscopica di Jurassic Park. Anch'esso era un film che poteva essere reso in 3D in modo molto più baraccone, magari facendo uscire la testa di Raptor o del T-Rex dalla testa. Invece quegli effetti pop-out, per quanto siano belli, per quanto siano da ammirare, erano stati limitati al minimo. Quindi l'edizione Blu-ray di Exodus è sicuramente meritevole, vale un pelo e contropelo, è un disco da 10, un disco con una delle tracce video migliori dell'anno e con una traccia sonora che lascia il segno, specialmente la versione inglese senza perdita di qualità. I contenuti speciali sono 5 ore e sono delle vere e proprie lezioni di cinema, quindi noi non abbiamo potuto affrontare ogni singolo aspetto di questi documentari, ma guardateli perché sono delle vere e proprie lezioni di cinema. Vi ricordiamo di acquistare il disco in DVD o Blu-ray dal link che trovate in descrizione su dvdstore.it e lì troverete anche il link della nostra video recensione di The Counselor, il procuratore. Tagliatevi la barba e alla prossima!